Allora, a questo punto prendiamo un nostro concittadino, un altro. Un altro, beh, ho detto prima che ce n'erano due. Tecnico equestre di scolpo, Franco De Masi. Sono agitato, sono agitato. Caffè, allora, diciamo qualcosa anche. Vabbè, io sono intruso adesso, rispetto a tutti gli attori, eccetera, sì, ho fatto anch'io, diciamo, le varie dell'anticipazione, la rappresentazione teatrale, cinematografica, ci siamo anche incontrati con il nostro amico. Stefania Sandrelli, che oggi convidiamo. Oggi, sì, in fine del giorno. E quindi... Ma un po' qui di nostra Bella. Parente. Lontano parente. Ma sì, da fitto. Franco De Masi proviene da una famiglia con trascorsi equestri. Dal 1979 è tecnico e regista degli spettacoli del gruppo folcloristico Città di Velletri. Realizza spettacoli in ogni parte d'Italia e in Europa. Figura tra questi la partecipazione nel 1995 al Festival del Mediterraneo in Spagna, dove il gruppo rappresentava l'Italia tra 20 nazioni presenti. Nel 1993 risulta vincitore per la Città di Velletri del primo trofeo delle Giostre d'Italia, disputato a Tor di Valle a Roma, con la partecipazione di altri 6 comuni. È stato inoltre regista delle esibizioni equestri che si sono tenute in Piazza San Pietro alla presenza di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco. Diverse sono state anche le presenze su set cinematografici, fiction e trasmissioni televisive come Verde Mattina, Uno Mattina e La Vecchia Fattoria. Per le fiction ricordiamo Orgoglio, Rossella, Don Matteo, Oltre il Lago, Le Tre Rose di Eva. I film realizzati con Cavalli e Carrozze, 1974, Mosè televisivo con protagonista Barbara Vacasse. Nel 1981 Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi. Nel 1984 King David con Richard Gere per arrivare ai recenti Il Nome della Rosa, Benedetta, L'Ombra di Caravaggio con la regia di Michele Placido. Film Senza Sangue tratto dal romanzo di Alessandro Baricco per la regia di Angelina Jolie. Due serie televisive inglesi, The Grid, prima e seconda stagione, e la serie italiana Suburra. Ideatore ed esecutore del palio delle decarcie e giostra della Quintana, realizzati in occasione della festa dell'uva e dei vini a Velletri per 20 anni, dal 1995 al 2015. Negli anni partecipa a diverse sagre dell'uva a Velletri e paesi limitrofi, con il carro a vino trainato da un cavallo, facendo così conoscere alle nuove generazioni gli antichi trasporti a trazione animale. Piero? Allora, questo premio lo faccio dare ad un altro cittadino che purtroppo mi deve sopportare quasi tutti i giorni, perché è il mio contatore, Claudio Fernando, di fiducia, Piero Mancini. Niente, volevo dire, volevo ringraziare l'amministrazione prima di tutto e il bimbo Fernando che, conoscendo i miei trascorsi, mi ha voluto inserire in questo prestigioso premio. E terrò questo premio dai tanti trofei, perché non molti, però qui spinta la loro dettrio, quindi nel vederlo ricorderò sempre tutte le volte che ho portato per i vetri, sia ho portato che rappresentato in giostre, tornei, quindi ricorderò sempre di aver portato la mia città e in quanto sono mediterno, quindi se ho portato la mia città, diciamo che è un esempio. Vi ringrazio.